Perché ogni volta è storto, non lo so. Non lo so, perdonatemi. Ciao ragazzi e ben ritrovati dal vostro Simon Interista. Allora, tralasciando il fatto che ho un'ansia terribile per la partita contro il Barcellona, però ho visto comunque la partita del Napoli. Allora, Napoli, no, scusate, Genk, come va a voi? Napoli 0-0, sono al 91esimo, 91esimo e 30 secondi. Allora, ci potrebbe essere spazio per un gol in extremis, eh? Però io faccio sempre il video prima, così, siccome ho una connessione di merda, non posso permettermi di fare video troppo tardi, altrimenti ci metto 40, come ci metto 10 minuti a caricare anche un video di boh, 400 mega. Allora devo farla per forza prima. Ma adesso, ragazzi, parliamo di Genk Napoli, come va a voi? Non lo so come si dice. Allora, partita un po' a due facce del Napoli, nel senso che ha fatto una buona partita nel primo tempo, dove ha sfiorato non so quante volte il gol. Milik se ne è mangiati due, Kayekon si è mangiato un altro gol. Insomma, è stata un po' una partita così. Queste sono le classiche partite del Napoli. Scusate se guardo oltre la telecamera, però sto vedendo anche che il Napoli sta continuando ad attaccare, però senza essere abbastanza pericoloso. Allora, dicevo, queste sono le classiche partite del Napoli, delle quali non riesce mai a segnare. Allora, il problema però sorge quando tu, nonostante comunque il Genk, come pare, abbia fatto una partita dignitosa, nel senso che comunque il Genk, come pare, ha giocato bene, però il Napoli, regà, ha avuto più occasioni, secondo me, rispetto alla squadra di casa. E quando tu c'hai tutte queste occasioni, perché, regà, ne ha avuto un sacco il Napoli per segnare, ne poteva fare 4 oggi se l'avesse messe dentro tutte. Messe, se l'avesse messe, sì, ok, ho detto bene, se l'avesse messe dentro tutte, il Napoli oggi poteva vincere benissimo 4-0. Il problema è che non ne ha messe dentro manco una, e quando tu stai giocando in Champions League ti capitano tre occasioni in tutta la partita e non le butti dentro. Poi non te puoi lamentare se perdi la partita o la pareggi. Infatti è finita adesso, ragazzi. Il Genk e il Napoli pareggiano 0-0. Insomma, un paio di passi indietro rispetto alla partita con Liverpool, che insomma. Lì, quella era stata la partita che doveva giocare oggi il Napoli, nel senso che contro il Liverpool aveva fatto esattamente la stessa partita, cioè equilibrata, partita equilibrata. Il Napoli però che cosa ha fatto? È riuscito a sfruttare l'occasione che ha avuto, cioè ha segnato un calcio di rigore netto e poi ha raddoppiato su, ok, un errore clamoroso di Van Dijk, però comunque lo devi mettere dentro quel pallone. Oggi il Napoli più o meno non penso che abbia avuto tanti palloni più difficili da mettere dentro, cioè Kayekon c'ha la porta spalancata, la butta da fuori, raga. Milik idem, di testa, stava a 1 metro dalla porta, l'ha messa alta, cioè non è che avevano un coefficiente di difficoltà così tanto più alto rispetto al gol di Llorente contro il Liverpool. Il problema è che quando non le butti dentro, non segni, quindi rimane a zero, devi sperare che gli altri te segnano, perché se gli altri poi te fanno un tiro, un gol, te sta pure zitto, perché se tu non butti dentro le occasioni è giusto che, insomma, poi se perdi non te puoi lamentare. Allora, pregiudica il cammino in Champions? Non penso, regà, non penso assolutamente, perché ripeto, ovviamente questo è un passo falso, però non ha perso il Napoli, ecco, ha pareggiato fuori casa, che ci può stare, nel senso che comunque le trasferte di Champions, raga, non sono mai semplici, con qualsiasi squadra vai a prendere, l'abbiamo visto con la Stella Rossa, che ha battuto 3-1 l'Olympiakos, insomma, non è che l'Olympiakos sia tanto più scarso, anzi, secondo me è più forte della Stella Rossa, tant'è che ha pareggiato 2-2 col Tottenham. Lasciamo perdere Tottenham, ma ne ha piede 7 col Bayern Monaco, quello è un altro discorso. Però, per farvi capire, scusate se cambio colore del viso, però c'è la televisione che mi spara flash in faccia tutta sta roba. Devo abbassare la luminosità, scusate, perché sennò veramente sembra che sto in discoteca. Ecco qua. Allora, cioè così, la spengo proprio apposta. Allora, dicevo, le trasferte di Champions sono sempre insidiose, però comunque il Napoli oggi non è che
è stato dominato dal Genk, Madonna Santa, non, dirò Genk e basta. Non è che è stato dominato dal Genk. Il Napoli ha avuto 5 o 6 occasioni, e ripeto, 5 o 6 occasioni, no una, no due, no tre, ce ne ha avute 6. Cioè, 5, 6, insomma. E quando tu c'hai tutte queste occasioni e non le sfrutti, e non te puoi lamentare se poi pareggi. Cioè, questo è il problema del Napoli, che se sta in giornata te le butta dentro tutte. Se non sta in giornata, te può capitare la palla davanti alla porta, pure spalancata, e non la butta dentro. Questo è il problema del Napoli, almeno oggi. Questo è il problema. Perché oggi ho visto un Napoli che comunque sì, non ha fatto una partita, mio Dio, quanto è bella sta partita, però comunque ha giocato e le occasioni se le ha create tutte molto bene, però se le ha mangiate tutte quante una dopo l'altra, una volta Milik, una volta Callejon, una volta Mertens, una volta il panettiere, una volta il guardaline, cioè capite? Quello è il problema. Allora, detto questo ragazzi, nei commenti scrivetemi quello che ne pensate di questa partita, Napoli che pareggia 0-0 con il Genk, ho detto Genk, stavo per dire Genk, va bene. Però ricordatevi anche di iscrivervi al canale attivando la campanellina per stare sempre aggiornati su tutti i miei video. Mi piace Instagram, come al solito lo trovate in descrizione. E che Dio ce la mandi buona perché adesso gioca l'Inter. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo.